Andiamo quindi a parlare della legge della polarità, che forse è la legge chiave, diciamo, di tutte le sette leggi naturali. Perché è così importante? Innanzitutto veniamo dalla precedente legge del ritmo, dove dicevamo che bisognava avere superato il demone della vergogna per esercitare la propria azione nel mondo e diventare eroi e compiere il proprio ciclo epico. E infatti è proprio il passaggio fra la ciclicità della nostra azione e il passaggio alla polarità, quindi dal ciclo tipico della musica a quello dell'ottava, anche questa tipica espressa in musica. L'ottava però è un passo in più perché consente alle opposizioni, alle polarità presenti nel nostro sistema di riconciliarsi, di integrarsi. Ed è questo proprio la classica azione che compie il guaritore dentro di noi, cioè colui che accoglie, abbraccia le proprie ombre per svilupparle in qualcosa di luminoso. La quantità di viaggi che noi facciamo inferici per andare a abbracciare il nostro demone specifico consentirà di illuminare il sistema per grado, cioè tanti quanti viaggi faccio negli inferi, tanto più luminoso sarà il mio toroide, il mio sistema autosufficiente, perché sono viaggi che si reiterano per approfondire la conoscenza. E questa, infatti, la polarità è espressa proprio nello schema del toroide che vi propongo. Vediamo questo 8 rovesciato, che è tra l'altro un simbolo che ritroviamo addirittura in alcuni artisti iniziati. Vi rimando alla legge dell'ottava e alla sua scuola di Michele Proclamato. Ed è ovviamente il simbolo per eccellenza di questa mela, che probabilmente fu la vera mela che donò Eva a Adamo, in quanto la donna ha un accoglimento, una visione della propria parte inferica, della propria ombra, più attenta che non l'uomo, in quanto l'uomo ha la caratteristica di esprimersi verso l'esterno, mentre l'ombra si accoglie all'interno. E quindi questa mela si illumina sempre più e diventa quella unità psicofisica inscindibile fatta di materia, energia e informazione, quell'informazione che in questo toroide sale e scende come in un ascensore lungo i nostri centri energetici. Quindi in questa cultura dell'abbracciamento dei, si dice abbracciamento, sì, l'abbracciamento dei demoni, dobbiamo un attimo rispolverare in quella nostra famosa tabella quali sono i demoni con cui noi, diciamo, abbiamo a che fare per tutta la vita, assurgere al nostro stato di homo integro, di sovrani di noi stessi. I demoni sono sette, si vanno a annidare proprio lì dove noi siamo non accordati, scordati come uno strumento, e sono la paura, la colpa, la vergogna, il dolore, la bugia, l'illusione e l'attaccamento. Questa è, diciamo, la parte in ombra che, se vista, può essere trasformata in sette cosiddetti angeli. La paura può essere trasformata nell'esistere, nella consapevolezza dell'esistere, la colpa nella facoltà del sentire, la vergogna nella facoltà dell'agire, il dolore nella facoltà dell'amare, la bugia nella facoltà del comunicare, l'illusione nella facoltà del vedere e l'attaccamento nella facoltà del conoscere. Quindi questa cultura di Eva, di questa Eva primigenia, fu ovviamente tramandata nei secoli proprio dentro le scuole iniziatiche esoteriche. Infatti, la polarità è trattata ampiamente nel mito storico. Pensiamo che originariamente, quando i nostri calendari forse seguivano più la natura che non
qualche reset voluto dai poteri forti, si seguiva appunto questo ciclo continuo che era tipico della Luna, no? Poi abbiamo questa luna piena o plenilunio che si associava appunto alla madre, a una divinità materna piena, pregna. Abbiamo poi il novilunio che è quello della luna nera che si associava invece alla strega, cioè all'assenza della luna. Come vedete, è una tripartizione divina legata ai processi creativi mestruali della donna che era prevalentemente al femminile. Perché probabilmente lei la produsse, perché la donna preistorica produceva cultura, figuratevi che inventò l'arte figulina, cioè l'arte di tornire la ceramica, i calendari delle semine, e il calendario proprio nacque da un calendario, i nostri calendari nacquero da un calendario mestruale, che chiamavano gli archeologi bastoni del comando, in realtà erano delle ossa o dei bastoni intaccati, con 13 tacche, tante quante erano appunto i mesi, tanti quanti erano i mesi lunari. Allora, questa trilogia, diciamo, al femminile. Serve proprio a capire questo viaggio che si fa dal plenilunio al novilunio costantemente tutti i mesi e che diventa un simbolo proprio della discesa e dell'ascesa spirituale dell'uomo. Allora, cosa accade? Possiamo distinguere, diciamo, quattro grossi blocchi culturali che al loro interno continuano a ereditare questa forma preistorica culturale, ma trasformandola sempre più a seconda di quanto il patriarcato sia entrato, diciamo, a pie pari in quella cultura originariamente matriarcale. In questo vorrei fare una piccola digressione prima di continuare a illustrarvi questi quattro blocchi che sono appunto la cultura mesopotamica, quella egitta, quella cultura, la cultura greco-romana, quella minoica e quella giudaico-cristiana. Qual è la digressione che voglio fare? Io credo che il moderno diciamo dibattito che si sta avendo su questa parola patriarcato sia un po' diciamo distorto, perché io non sono femminista, ma ho riconosciuto, soprattutto attraverso gli studi storici, che da un certo momento la cultura matriarcale esistente, prevalentemente paritaria, è stata sostituita lentamente da un patriarcato perché subentrarono altri tipi di esigenze, cioè quelle di accumulare un surplus economico a cui si doveva riconoscere un padrone e di riconoscere i figli, poiché a loro dovevano essere ereditati i beni. Quindi io penso che il patriarcato sussista, è sussistito in passato, continua a sussistere e lo vediamo in alcune forme, diciamo, culturali, particolarmente non aperte, diciamo, alla figura del femminile. Ma non voglio, diciamo, entrare troppo a fondo all'analisi di quanto succede, quanto è successo e quanto succede. Io credo che l'accanimento contro la parola patriarcato sia giusto solo quando questa parola voglia essere strumentalizzata per femminilizzare l'uomo. Ma la parola patriarcato non deve essere cancellata sulle bocche delle donne che parlano dei propri diritti, perché altrimenti rischieremmo una inversione culturale, una regressione culturale notevolissima. A chi mi dice che il patriarcato a tutt'oggi non esiste, che è una fantasia, rispondo con quello che mi ha raccontato una cara amica ultimamente sulla storia della mitica Franca Florio, che è un personaggio femminile della Sicilia di rilevanza. La Franca Florio era una bravissima pittrice, ma non poteva firmare i suoi dipinti perché le donne che dipingevano erano considerate delle poco di buono.
Ecco, dobbiamo fare questa distinzione. L'analisi che io porto del recupero del concetto, diciamo, femminile del tempo, del concetto femminile dell'abbracciare, essere capace di abbracciare le proprie ombre, non ha niente a che fare con quel patriarcato che vuole essere attaccato perché così si propongono delle ideologie gender molto più facilmente. Femminilizzo l'uomo, lo deresponsabilizzo di quello che del poco che gli è rimasto, così che esso stesso possa scegliere apparentemente verso molteplici variabili. Ritorno quindi su quei blocchi culturali di cui vi parlavo. Allora, il primo blocco è quello della cultura mesopotamica. Questo trittico, originariamente preistorico e femminile, della madre, della vergine e della strega, vengono assorbiti con delle figure adesso proprio di divinità. Abbiamo Inanna, che è la madre. È appunto il plenilunio, Erexigal, scusate le pronunce, non so se è effettivamente corretto, che è invece la strega, che è il novilunio, e Ninsubar. Ninsubar è una sacerdotessa che suona il tamburo. Ecco che il ritmo è appunto lo strumento principale per accordarsi alla legge naturale, in questo special modo proprio per salire di gradino fino alla legge di polarità. Cioè io compio dei gesti ritmicamente, ma adesso quel ritmo mi consente a mantenere una centratura, nonostante io vado a cogliere il demone, vado a sciogliere il demone, vado a fare la mia personale discesa negli inferi. Cosa fa? Inanna a un certo punto decide di indagare questi inferi, scende a trovare la sorella Erexigal, la strega, che lì rischia la vita, e dice all'ancella Ninsubar, la vergine: Ah, per favore, suona il tamburo se ti dovessi accorgere che tra 3 giorni io non torno. Ed ecco che quello che avviene è che effettivamente l'ancella suonerà il tamburo e Inanna potrà risalire in superficie. E questo è il centro originale del mito. Ma poi, in cultura mesopotamica, man mano che entra, diciamo, questo influsso patriarcale. Sappiamo che furono i Kurgan a portarlo dall'Oriente, questo popolo a cavallo che adorava il dio della tempesta, che portò il patriarcato. Questo trittico si modifica. Inanna rimane in cima alla vetta, diciamo, ma poi abbiamo una figura molto più edulcorata della strega, perché probabilmente era quella che si doveva destituire prima di tutte, proprio perché incarnava il concetto dell'ombra, e viene appunto sostituita da Gestianna. All'altro capo del trittico c'è Dumuzi, perché cosa accade? Quando Inanna risale dagli inferi, trova Dumuzi che vuole soppiantarla. È proprio il mito che na narra di questo grande reset sul piano del genere che è avvenuto. Non è un'illusione storica, non è una menzogna, è testimoniata. E quindi cosa fa Gestianna, che è la sorella di Dumuzi? Placa per placare l'ira di Inanna, che si sentì destituita, si offre di scendere negli inferi al posto del fratello e affrancare il fratello così dalla punizione della dea. Ma andiamo quindi a indagare come questa triade viene assorbita dentro la cultura egizia. In questo caso parliamo di Iside, sempre a capo della piramide, che è femminile, è una donna. Abbiamo Osiride, il suo compagno, e accanto al compagno Sette, quindi abbiamo due figure maschili sulle precedenti tre femminili che saturavano l'insieme. Allora, Osiride si ritrova a combattere con Set, cioè il fratello dell'ombra, quindi ricalca il mito originario modificandolo un po'. Si dice che poi Osiride verrà smembrato e sarà Iside stessa, con questa peculiarità tutta femminile di ricomporre, sanare, guarire, curare, che ricucirà proprio i brandelli del corpo di Osiride, restituendogli integrità. Ma passiamo ancora alla cultura greco-romana. Originariamente abbiamo questa triade ben espressa in tutto lo splendore solo femmineo, cioè questa Anat originaria, Medusa e Atena.
Anatte era una dea dell'acqua, Medusa della pietra e Atena invece dell'aria. Medusa è colei che incarna la divinità della strega, quindi colei che con lo sguardo riesce a pietrificare e pietrifica soprattutto il sangue, che è proprio alla base della nascita di questo mito al femminile, le emozioni, le muovere, tutto ciò che muove, la pietrificazione. Ma come queste tre allegre comparelle vengono integrate man mano che ci addentriamo nella cultura romana e che questa avanza nel tempo. Sicuramente il mito che è stato più favorevole alla sicilianità è stato quello di Demetra ad Ecore. Perché favorevole? Perché legato ai cicli di cultura del grano. Demetra, quindi questa Demetra, la madre della terra, si ritroverà a pattuire con Ade, che gli aveva rapito Core, la figlia, di lasciarla ritornare per 6 mesi l'anno in superficie, che è esattamente il momento in cui il grano ricresce. Quindi, in questa fase storica, Core, che è una donna, viene associata all'idea di crescita, un po' come Santa Crescenza, per esempio. Mi ricordo qui vicino a San Vito Lo Capo, dove abito io, si rinviene un'altra triade, che ci sono poi delle triade locali, che sono quelle di San Vito, Modesto, il suo precettore, e Crescenzia. Questa Crescenzia è proprio una specie di traslitterazione di quella core arcaica che faceva crescere il grano. La Crescenzia o Crescenti, per esempio, localmente, è una parola che viene usata per indicare il lievito, per far lievitare il pane. Ma questa Demetra poi in epoca storica potrà essere sicuramente associata alla nostra Sant'Anna, e Core a Maria, cioè è ancora uno schema mitico in cui noi riusciamo a rintracciare il rapporto filiale tra la madre e la figlia, in questo caso fra Sant'Anna e Maria, e Maria che poi diventerà il centro, diciamo, del culto cristiano. Andiamo avanti, sempre in epoca dentro la cultura greco-romana. Stavolta abbiamo uno scalzamento totale della divinità femminile a favore di Zeus, che è un dio uomo. Infatti Zeus sarà colui che farà sempre soffrire Era per i suoi tradimenti e che darà addirittura alla luce una figlia senza bisogno del corpo della donna, perché Atena, la figlia di Zeus, uscirà direttamente dall'elmo di Zeus, quindi dalla testa di Zeus. Cosa vuol dire? Una figlia della parte razionale, da cui si incarnerà la saggezza. Ma andiamo ancora avanti, vediamo come subentrano sempre più figure maschili. Un'altra triade è sicuramente quella di Apollo, Pitone e Gea, che è la triade che ritroviamo nel tempio di Apollo a Delfi, del famoso epiteto conosci te stesso. Apollo quindi assurge la divinità importante solare. Abbiamo un Pitone che è un serpente che viene collocato dove originariamente era la strega, quindi o l'Erexigal, o la Medusa, o l'Ade, cioè colui che l'addetto, diciamo, a scendere negli inferi. E in secondo piano avremo Gea, che originariamente era colei a cui si intestava il tempio di Apollo a Delfi, ma che verrà proprio soppiantata da Apollo. E poi abbiamo la cultura minoica, come questa triade si ritrova nella associazione Crono era Zeus. Crono, quindi un dio più oscuro di quanto non potesse essere Zeus o un Apollo, perché è proprio il dio che mangia, la divinità che mangia i suoi figli. Allora,
Crono, Era e Zeus, in questo momento della cultura minoica, sono la storia e il mito che raccontano come Zeus fu salvato da Era, lasciando che le ancelle suonassero i tamburi, ancora una volta, quindi il ritmo come strumento di allineamento con le leggi naturali, e fu Zeus a impedire che Crono, quindi concettualmente, mangiasse i suoi figli. Quindi l'esempio, di una, introduzione in un altro momento temporale e coscienziale della storia. E infine l'eredità ultima, sempre per ordine cronologico, è quella giudaico, della cultura giudaico-cristiana. A parte l'esempio che facevo prima, contraendo Demetra Core Ade con Crescenzia San Vito e Modesto, vediamo che l'eredità più ovvia di questa triade è nella composizione Gesù, Giuseppe e Maria, dove Gesù assurge a diciamo vertice di questa piramide, Giuseppe diventa il giglio, il bastone col giglio intorno, il bastone aggigliato, si dice infatti in siciliano per dire fiorito, e quindi sostituisce quello che originariamente era core, cioè la figura che faceva crescere, e Maria, che è assolutamente una divinità legata al concetto della dea madre, perché del plenilunio. E infine la destituzione totale, diciamo, del femminile e l'entrata in epoca patriarcale si stabilisce con questa composizione, invece, che è quella del padre, figlio e dello Spirito Santo. Quindi abbiamo assistito a una destituzione del femminile sacro, e quindi è una destituzione di quella parte intuitiva ed empatica, della conoscenza interiore che adesso, ci ritroviamo mancante. Dicevamo come diciamo, l'utilizzo della polarità significa impossessarsi di questa mela di Eva ed essere capace, avere il coraggio eroico, perché ne è il presupposto fondamentale, di scendere negli inferi. Per fare cosa? Per fare introspezione, per acquisire di sé una forma di rispetto. Quello che Marc Passio associa appunto etimologicamente alla parola re spectra, cioè riguardare dentro. Questa facoltà, ripeto, porta a maggior grado di luminosità nel sistema. E mi piace adesso passare il testimone alla nostra amica Pina, che in siciliano ci racconterà come vede questi demoni della paura, della colpa, della vergogna, del dolore, della bugia, dell'illusione, dell'attaccamento. E siccome capisco che il nostro campo sta diventando più ampio che non la stretta provincia, e che magari tanti non potrebbero capire Pina, la inviterò ad accompagnarsi dalla nostra traduttrice. Ho sbagliato, traduttrice universale, che si chiama Farla Franca, no, finzione giuridica no, Franca Farla. Un ringraziamento speciale a lei e a tutta la compagnia. Lo scandalo e lo diavolo urbo. Che danno ti fa se c'è un comando? E do un cimere e volere magari un nacato a ghire, insieme a che magari ti scordi. Ma come che ame? Dici la magica di desilusio scanta mai lasciata di connusci, perciò figliuzzo bello così la cacciare, ricevendo tuo nome ti poti aggredare. Ah, no, mi ha gridato. Lo scanto scantato. Da un momento si è innaffoiato e non so posto. Ci è apparsa giovatura. Capi tutti scantati, addivento la cura. Sta cura non era fatta di ricchezze, ma non paro di Skype. Con tutta la Lazio, a dire casi, ognuno vuole camanare, chi sto? È il primo diavolo.
Cavalli cinziari. La curva. Studiavo Lucipiace e Sally Parrini. Sopra di tutto dentro alle confessioni. Perché un putello ide fare all'amore ci apparono tutti come peccatori. A me mi pare fraintendimento perché a femmina mascolo sono un portento. Soli, tu parti un cristiano solo, se d'un cristiano è o punto maturo. Se la femmina piglia o mascolo, dona, a così fa lo cuore se c'è, l'amore. Ma pure un pensiero può generare se io un tonta testa tu le fa praticare. Se non sparti, riparti, rincia di te, non fa più danno con la tua tia. Porti il rispetto alle generazioni e tratti con amore vicini e lontani. Italiano, dall'occhio lo tuo amato sposo, questo occhio da lì puristi e da suso. Studiavo l'undese si chiama Brionia. Si attacca alle pedi come la peggior rogna. Capella balla diventa il rabbioso. Come il cane raggiato sotto a Santo Vito. Se tu t'ammucci non dici la tua, vriogni allora la tua malattia. Ti dona scusa che è meglio tagliare e della tua vita niente ti fa fare. Così per sfrattarla se ti fa di patruna, vuoi ti portare la meglio armatura? Perché a sto giro ci vola durlindana. Come all'eroe di pupa siciliana. Se già si vergogna quando non si è a casa, mostra c'è fiero, l'uscio c'è difesa. E se da te risponde che ti ha avvisato, dice che non fu chiaro sto comunicato. Chi sto ti insegna a chiudere i porti, a riconoscere i buoni e i torti, che i cetti vigliacchi non fanno pittia, salute di Orlando e della compagnia. Chisto è lo diavolo del diavolone dei prezzi, che cede se lacrime a tutti i marombuzzi, tenendoci a Gesuzzo lontano, lontano, come un sfregio primo, grave e soprano. C'ha tutti sti diavoli, due tabbe d'ampetto. S'assetta giusto, se fa pure largo, specie se tu ti senti abbandonato come se do mondo ti cariore in capo. Ma dopo la tempesta, si inchi un bicchiere, vuoi vedere che il cuore torna a cantare a reri. Il cuore è un tamburo che non si ferma mai, astuta le lagne e guarisce le guai. Ed un dottore davvero speciale che insegna la vita e lo perdonare, ma pure so che è un rispetto per tia e levareci mano a una poco di fessaria. A monsignoria. Sto diavolo venne con la camisa e tu la spugghiare. Come chi drazzisa, perché un vero che non si può contare. Io le quagiai a facere monsignare. A monsignoria è come una sigaretta. A te non ti fa male, e intanto t'acquappa. Perché se una cosa è triste per tutti, se è musica. È musica per tutte le orecchie, perché a dire vero già si rincia all'uomo. Ovvero è la chiave per il mondo intero. L'ovvero è un artista con tante punseggio ti pitta palori con pinne, racetto. L'abbaglio. A sto diavolo ci piace pigliare per fissa. Mettili rare che non c'è chiarezza. Donne un cristiano come un picciriddo pa' aggiustare c'ha vista. Ci attuppano un occhio. La baglia è come una convenzione. Fa dire lo scecco, ma sogni un Napoleone. Puro, se la gente si fotte in risate e a camminare i dopigli avvastonate. Così, per levare ci ristocchi sto tappo,
Na maga ci venne in sonno a stu scecco. Ci annuncia la morte di Napoleone e ci dici addiventa uomo a tre generazioni. Lo scecco si so se a comincia a raggia vedendo se fa a ci allaberare per fare l'uomo a scelto a mampignare a cominciamo a bere a chi potemo a fare e non avuto questo scecco rospigliato. Ci facemmo augurio, visto che ho stuppato. E cincemo la mano a sta maga valente, picchi uomo adventa, certamente. Ancuscienza è l'ultimo demonio. È una catina che te vuole attaccato. Ti tene spartuto di lo creato, picchi per u granni è che fu pensato. Ma se stu pensato a te ad apparteni, cu stu pensato tu rompe catene. E a stu demonio ci rompe le corna. Fattelo conto, calo conto, torna. È un conto d'un arvolo bello forzuto. Un frutto rosso, un ciuro specato, pronto magari per dare una mano a qualche rono che è ancora incatenato. La paura è un diavolo cieco. Sarebbe dannoso lasciarlo comandare poiché non vede e vuol mostrarti la strada che conduce a non riconoscerti più. Dice la magica del desilusio scantabile. Dice la madre che lo spavento porta sulla cattiva strada e dice che c'è un modo con cui lo puoi cacciare ripetendo il tuo nome tre volte gridando. Lo scanto è scantato. Dopodiché la paura impaurita scappa in un solo momento e dal suo posto appare un tesoro che diventa la cura per tutti gli spaventati. Sta cura non questa cura non era fatta di ricchezze ma di un paio di scarpe con tutti i lacci perché se nella vita vuoi camminare questo è il primo diavolo che devi allontanare. La colpa. La colpa. Questo diavolo ci piace assai ai parrini. Questo diavolo piace molto ai preti, soprattutto ai confessori, perché non potendo fare l'amore tutti gli appaiono come peccatori. Ma è chiaro che sia un equivoco, poiché il maschile e il femminile sono portentosi, sono le due parti di una sola persona se la persona è al punto matura. Se la donna prende e il maschio dà, così fa il cuore se c'è l'amore e anche il pensiero può ben generare se insieme in testa tu li fai incontrare. Parte, di parte. Se ti accorgi di loro dentro di te, non fai più danno a chi ti è vicino. Porti rispetto ai giovani, ai prossimi, agli anziani e guardando negli occhi il tuo innamorato ci vedi anche il cielo stellato. Sto diavolo londese si chiama Preogna. Ho sentito che questo diavolo si chiama Vergogna, si attacca alla pelle come fosse rogna, che per toglierla diventi rabbioso come i cani arrabbiati ai piedi di San Vito. Se ti nascondi e non dici la tua, Vergogna allora è la tua malattia. Ti dà la scusa che è meglio osservar soltanto e nulla a concludere vai seguitando.
quindi per sfrattarla se ti fa da padrona, oggi ti ho portato la migliore armatura, perché a questo giro ci vuole la spada, come ai tempi dei pupi siciliani. Se c'è se vergogna quando non sei a casa. Se entra la vergogna quando non sei a casa, mostra il metallo, mostra la difesa. E se lei ti risponde che ti aveva avvisato, dille che non è stato chiaro nel comunicarlo. Questo ti insegna a chiudere le porte, riconoscere i buoni e i cattivi, e che certi, riconoscere certi vigliacchi che non fanno per te. Saluti da Orlando e dalla compagnia. Lo dolore. Il dolore. Cristo è lo diavolo delle diavolone dei Prezzi. Questo è il diavolo dei diavolacci di Prezzi, che fece piangere tutte le madonnine, tenendogli Gesù lontano, lontano, come affronto più grave che c'è. Tra tutti questi diavoli lui abita nel cuore, dove trova posto e vi si siede specialmente dopo qualche lutto, per cui ti senti solo e distrutto. Ma dopo la tempesta si riempie il bicchiere. Vuoi vedere che il cuore torna nuovamente a cantare? Il cuore è un tamburo che non si ferma mai. Spegne il lamento e guarisce i guai. Il cuore è un medico veramente speciale che insegna la vita e il perdonare, ma l'amor proprio soprattutto, che ti fa abbandonare quel che non serve. A Monsignoria. La bugia. Questo diavolo pare nato in camicia e tu devi spogliarlo come quelli della Zisa, perché non è vero che non si possono contare. Io li ho contati alla faccia dei bugiardi. La bugia è come una sigaretta. A te non danneggia, ma intanto ti ammazza. Perché se qualcosa nuoce, nuoce a tutti. Se invece è una buona musica, lo è per tutte le orecchie. Solo se non menti entri dentro l'uomo. La verità è la chiave per tutto il mondo. La verità è un artista con tanto di pennello, dipinge parole con piuma d'uccello. L'abbaglio. L'illusione. Ci piace vedere per fissa. A questo diavolo piace prendere in giro, gli piace stare dove non c'è chiarezza, con uomini che fanno come ai bambini e gli correggono la vista tappandogli un occhio. La baglia è come una convenzione. L'illusione è come una convinzione, fa dire all'asino sono Napoleone. Se la gente, anche se la gente assai lo deride, e camminando lui prende un sacco di bastonate. Allora, per togliergli questo tappo dall'occhio, la maga andò in sogno a questo asino, ricordandogli che Napoleone è morto, ma che lui sarà un uomo in tre generazioni. Sì, su, si accomincia a ragliare. L'asino si sveglia e comincia a ragliare, si specchia il muso sull'acqua e dice: per fare l'uomo, certo, devo impegnarmi, dovrò cominciare a lavorarci. E noi a questo asino risvegliato facciamo tutti gli auguri per questo occhio stappato. Stringiamo la mano a questa maga valente, perché costui diventerà certamente un uomo. L'incoscienza è l'ultimo demonio. L'incoscienza è l'ultimo demonio. È una catena che ti vuole attaccato, che ti tiene separato dal creato, perché davvero grande è stato pensato.
Ma se questo pensato, pensiero a te appartiene, con questo pensiero rompi le tue catene. E a questo demonio prendi per le corna. Fatti il conto che il conto torna. È un conto di un albero bello forzuto. Questo è il racconto di un albero ben forzuto, di un frutto dolce, di un fiore fiorito pronto così a dare una mano a qualcuno che ancora è incatenato.